Questa mattina è stata presentata la proposta di legge di iniziativa popolare tutela della salute pubblica e ritorno alla libertà. Sullo sfondo, infatti, c'è l'estensione del Green Pass, in vigore da domani, con tutte le conseguenze che ne derivano. Domani il Green Pass diventerà obbligatorio per i lavoratori in ambito pubblico e privato. Una sua riflessione? Lo stesso sindaco Federico Sguarini ha manifestato qualche preoccupazione per i casi particolari che ci sono situazioni professionali che sono quasi impossibilitate a far fronte a quello che dice il DPCM che è stato pubblicato l'altro ieri, quindi è una cosa che è quasi impossibile da gestire in maniera perfetta. Io spero che anche le forze dell'ordine non calchino la mano e siano tolleranti su questo. Dopo c'è l'altro discorso della libertà di scelta delle cure e del Green Pass che io non condivido assolutamente, che assomiglia molto all'Anen Pass di hitleriana memoria, dove per andare a accedere a delle cariche pubbliche o anche dei lavori nella pubblica amministrazione era richiesto un certificato di pura razza ariana. Neppure in Unione Sovietica, ha precisato anche il filosofo Agamben al Senato della Repubblica, succedeva che per andare a lavorare ci vuole un passaporto, un certificato. Serviva un certificato per spostarsi da una regione all'altra, ma non per andare a lavorare. Questo ci sembra e mi sembra personalmente un abuso. Questa mattina è stata presentata questa proposta per una raccolta firme della prima legge popolare di tutela della salute pubblica e ritorno alla libertà. Cosa prevede? Prevediamo tante cose, però nella parola libertà è rinchiuso tutto il progetto, tutto il tragitto, libertà di scelta sul vaccino, libertà di scelta sull'adottare procedure restrittive come quella del Green Pass, che non può essere assolutamente uno strumento di discriminazione e di obbligo, libertà di scelta anche sulle cure, perché noi abbiamo riscontrato migliaia e migliaia di casi di persone che hanno contratto il Covid e che sono state curate tranquillamente a casa anche in presenza di patologie serie. Libertà anche di tornare a un approccio più prudenziale nella vita comune, invitando le persone che hanno sintomi, febbre e che manifestano, diciamo, probabilmente la patologia, a poter stare a casa perché lo Stato mette le persone in condizioni di avere questo tipo di cautele che negli anni 60 erano assolutamente vincolanti. Non si tornava a scuola senza certificato di guarigione e dovevano passare anche alcuni giorni dopo che era scomparsa la febbre. Quindi si tratta semplicemente di tornare al buon senso. Le risorse con Recovery Fund sono state stanziate, dovevano essere per la sanità e alla sanità devono principalmente tornare.